Amiche ed amici di Volunvrite, siamo in compagnia di Angela Benedicenti, psicologa psicoterapeuta che ha condotto il gruppo della noia. Benvenuta. Buongiorno, grazie. E com'è andata? Prima domanda molto semplice, in generale. Ma in realtà è andata molto bene. Diciamo che noi avevamo scelto la noia rispetto agli altri due emozioni perché ci sembrava un po' più complessa sostanzialmente, diciamo la meno esplorata tra le altre sono diciamo emozioni primarie, mentre la noia è qualcosa che bene o male racchiude delle altre emozioni dentro di sé, per cui avevamo deciso di provare con questo e noi abbiamo fatto rispetto agli altri un incontro in più. Nella scuola siamo andati in una terza di una superiore e direi che è andata molto bene, ecco. Forse sono stati necessari due incontri perché entrare nel tema non è stato banalissimo, però i ragazzi hanno risposto molto bene, per cui insomma dopo un primo intervento un po' esplorativo e un lavoro a casa che hanno fatto nel tempo che si è suddiviso tra un incontro e l'altro, hanno poi lavorato molto bene anche dopo, arrivando anche a dei livelli abbastanza profondi, insomma. E come si è strutturata a livello proprio materiale la giornata di oggi, il vostro incontro? Beh, noi abbiamo preso un po' la falsariga di quello che abbiamo fatto insieme a loro nel periodo appunto negli incontri, quindi già negli incontri abbiamo fatto con loro una scenetta dove ognuno di loro, divisi in tre gruppi, hanno dovuto creare delle scene in cui si manifestava la noia. E in seguito abbiamo fatto fare loro una scultura umana, che significa che praticamente uno di loro decide e modella gli altri a seconda di quello che vuole che emerga come scultura della noia, producendo poi un cambiamento dopo. Oggi stamattina, insomma, il lavoro è stato fatto con altre classi e con altri adulti, quindi più o meno è stata ripresa il tema. C'è stata anche un'ampia discussione sulle cose a partire dagli spunti che avevano portato loro nei lavori che avevano fatto al liceo e dopo sono state fatte anche queste sculture divise tra adulti e ragazzi, dove però la differenza era che gli adulti dovevano rappresentare la noia nei ragazzi e i ragazzi dovevano poi creare questo cambiamento e viceversa sostanzialmente. Quello che mi è sembrato molto bello è che c'è stato un dialogo costruttivo e anche sembrato molto interessato tra ragazzi e ragazzi e ragazzi adulti e quindi si è creato un bel clima costruttivo, ecco, erano tutti emozionati. Ecco. E volendo tirare le fila della mattinata, cosa è venuto fuori, le cose più interessanti che sono venute fuori da questo lavoro? Ma a me viene da dire un po' che la noia è stata vista prima di tutto come un'emozione ponte, quindi un'emozione che racchiude in sé un senso di vuoto, di angoscia, di solitudine. Il vissuto di ognuno di loro è diverso, c'è chi dice preferisco annoiarmi in compagnia perché mi sento meno sfortunato ad essere quello che tutti gli altri si divertono e io non riesco, quindi se mi annoio insieme a te vuol dire che anche tu sei in grado di provare quella roba lì, anche tu la provi, quindi non sono l'unico. Altri invece dicono preferisco annoiarmi da solo per l'angoscia di dover gestire una relazione noiosa. E altri aspetti sono quelli del dover essere noioso, sull'essere noioso che cosa mi scatena, e altri anche il fatto di non riuscire ad annoiarsi significa anche dover fare per forza qualcosa, e questo qualcosa a volte viene indotto dal pensiero degli adulti, cioè loro dicono se un adulto mi vede annoiato mi dice produci. E quindi io stesso se mi annoio dico devo produrre e questa cosa scatena un'angoscia che poi in qualche modo diventa poco costruttiva. E questa angoscia è un po' diciamo figlia dei tempi che scorrono? Io questo non lo so, nel senso che può darsi che sia figlia di questo momento, ma secondo me la noia l'abbiamo provata tutti. È solo che forse quello che sta succedendo adesso è che diventa sempre meno tollerabile, perché non si riesce più a star fermi. Qualcuno diceva non riesco più a pensare di star fermo in una stanza vuota e probabilmente in qualche modo c'è sempre stata, ma una volta sembrava molto più tollerabile sostanzialmente, quindi adesso non siamo più abituati a non far niente.
Benissimo, grazie mille e buon lavoro. Grazie anche a voi. Ciao amici di Volon Wright, siamo qua con Riccardo e con la professoressa Fabiani del liceo Cottini di Torino. Hanno partecipato entrambi stamattina al sottogruppo, insomma, di lavoro relativo al sentimento della noia. Quello che volevo chiedervi è: la noia ha sempre bisogno di antidoti, cioè, o meglio, quali sono gli antidoti migliori per la noia e se soprattutto sia necessario sempre trovare una soluzione, un antidoto alla noia? Ma in realtà questa mattina abbiamo imparato insieme ai ragazzi un sacco di cose. Se dovesse rispondere, no, non è necessario trovare un antidoto. Forse il segreto sta proprio nell'imparare a stare dentro la noia come un raccoglitore di emozioni. A volte saranno emozioni allegre, piacevoli, a volte ahimè saranno tristi, ma ci aiuta a starci dentro, a imparare ad affrontarle in qualche modo. E i ragazzi stamattina ci hanno insegnato che, tra l'altro, di solito gli antidoti si prendono nei confronti di qualcosa di negativo, di qualcosa che non va bene. Invece proprio i nostri ragazzi ci hanno spiegato questa mattina che non sempre la noia ha una connotazione negativa. Secondo te invece? Secondo me è lo stesso, infatti anche dopo essere stati nella noia le soluzioni possono essere molto vantaggiose. Ad esempio, un esempio che è stato ricorrente è uscire dalla noia grazie all'aiuto di qualcuno, quindi un amico che ti viene a salvare da questa prigione che è la noia. E oltre a quello, molti hanno anche spesso l'idea di quando si sta nella noia si riflette, si può avere un tempo per se stessi per pensare a quello che ti succede nella vita o comunque a te in quel momento. Quindi comunque il sentimento della noia va comunicato nella scenetta che avete messo, sì, insomma, in scena. Secondo te è uno di quei sentimenti che va comunicato? Sì, esatto, infatti in questa scena rappresentavamo una famiglia in cui uno dei componenti, un figlio, era annoiato e il resto della famiglia veniva escluso, e un amico esterno viene a salvare questo amico, per rafforzare anche tipo il sentimento dell'amicizia, per superare questa noia in quel momento. Invece l'adulto come può come dire, contenere e aiutare un adolescente che comunica un sentimento di noia? Beh, senza dubbio partiamo sempre da quello che è un'accoglienza, un ascolto, cioè cercare di liberarsi un po' forse dai preconcetti per cui gli adolescenti annoiati sono adolescenti che sono dei pigri, sono persone che non hanno voglia di fare, e invece forse provare a leggerlo di più come un momento effettivamente di riflessione, come un momento di fermata. Secondo me, quindi, abolendo un po' il preconcetto e poi lasciando andare anche un po' quello che è il dialogo e il confronto, perché abbiamo anche scoperto questa mattina che la nostra noia è molto simile alla loro a volte, che è probabilmente anche un mondo un po' inesplorato, perché questa mattina più volte c'è stato un confronto tra le loro adolescenze e le nostre, che ovviamente siamo di un'altra era geologica, eppure abbiamo notato, nonostante questo, che ci sono grosse affinità dal punto di vista delle emozioni, ovviamente, non dal punto di vista delle situazioni vissute, che sono ovviamente molto diverse. Io avevo pensato a una domanda proprio sulle differenze delle noie percepite. Non so se lei ha visto delle differenze nel corso di questi anni, insomma, passando per diverse classi e per diverse età. Ha notato delle differenze tra le varie generazioni sulla modalità di gestire la noia? Sì, è sempre, in realtà sì, è una domanda un po' complessa, perché mi porta a pensare che per riuscire a valutare le differenze bisognerebbe conoscere davvero sempre molto bene i contesti da cui sia i ragazzi sia le situazioni arrivano. Sicuramente sì, ci sono stati e ci sono dei cambiamenti. Diciamo anche che, nonostante sembri questo un tempo dove è concesso di tutto, molta più libertà, in realtà dai ragazzi anche questa mattina emergeva invece una interpretazione della noia come un momento di mancata produttività, e quindi forse questo può essere invece un'affinità, nel senso, come un tempo si diceva se sei lì a bighellonare a non far niente, sei un fannullone, anche adesso in alcune letture i ragazzi si sentono come inutili. Questo potrebbe essere una cosa che in qualche modo ci avvicina e ci accomuna rispetto ad altre che magari invece sono differenti, forse proprio perché anche per noi le stimolazioni erano diverse. Io ricordo che noi avevamo, non so, il libro dei giochi per non annoiarsi, o il libro del... È ovvio che loro, avendo altri strumenti, anche dal punto di vista multimediale, hanno senz'altro un altro tipo di riscontro.
Tu invece hai percepito le somiglianze, le differenze con la noia degli adulti? O anche al di là del laboratorio di stamattina, anche nella tua quotidianità, noti delle differenze? Teoricamente sì, infatti anche solo senza escludere l'età, la noia è un sentimento complesso, molto complesso, che è proprio soggettivo da persona a persona, ma anche nell'età abbiamo anche notato che gli adulti, dal nostro punto di vista, sopprimono la noia anche nel lavoro o nelle cose che hanno da fare in generale, e così che cambia a età. Ad esempio, noi cerchiamo di anche cercare di fare qualcosa, di cercare disperatamente di fare qualcosa di produttivo, comunque per distrarci da questo momento di noia, e i bambini magari stanno semplicemente lì a non fare niente e dire che noia. Va bene, grazie mille, grazie. Comunque devo dire che non ci siamo per nulla annoiati. Bene, bene, molto positivo. Bene, grazie. Grazie a voi.